News. Buonasera da Salvo Giuffrida, notiziario flash del 19 gennaio 2022. Stidda in azione nella provincia di Catania ad averla portata in zona per favorirne le attività malavitose. Secondo i carabinieri è stato l'assessore allo sport del comune di Palagonia, Antonino Ardizzone. Secondo l'accusa ha contattato lui il licatese Luigi Cassaro, killer in trasferta di Francesco Calcagno, agricoltore ucciso per ritorsione a seguito dell'omicidio del consigliere comunale di Palagonia Marco Leonardo. In via Gallo è atteso lo sgombero. Quattro famiglie residenti al numero 4 dell'immobile di proprietà del Policlinico di Catania nel corso degli anni non sono riusciti a trovare un accordo per sanare la loro posizione di abusivi. L'emergenza abitativa è sempre più grave a Catania, come spiega Salvo D'Arrigo del sindacato USB. Questo è solamente uno dei tantissimi episodi che stanno ormai mobilitando la città di Catania, perché prossimamente si prevedono, dato l'assegnazione di sfratti, più di 5.000 sfratti esecutivi a Catania. In macchina con la cocaina nella circonvallazione di Catania, in viale Antoniotto Uso di Mare, nei pressi della rotonda di Sannullo, un catanese di 41 anni è stato trovato dai carabinieri della stazione Fontanarossa con 1.148 euro in contanti e 18 dosi di cocaina occultate all'interno della sua auto. Si chiamano Ibrahim Abdulaziz e Hassan Ali Mohamud, i due somali che nella notte del 30 ottobre del 2021 in pieno centro storico a Catania, armati di una spranga di ferro, hanno costretto dei catanesi a farsi consegnare i loro telefoni cellulari per poi darsi alla fuga. I due extracomunitari sono stati identificati grazie alle immagini di videosorveglianza e alla collaborazione delle vittime. Adrano, un pregiudicato di 37 anni a bordo di una Fiat 500 ha scippato la borsa con poco più di 10 euro ad una 62enne del luogo che nella caduta ha riportato varie contusioni. L'uomo è stato poco dopo arrestato dagli uomini del commissariato di Adrano. Per tutti gli aggiornamenti vi rimandiamo al sito www.freepressonline.it e ai nostri canali social. Il prossimo notiziario flash domani alle 20.30.